Può far rinascere storie che sembravano destinate a rimanere sepolte nella memoria. Una di queste è quella di Vittorio Camardese, geniale chitarrista potentino. Da ieri sul sito Indiegogo è partita la campagna per contribuire al progetto di ricerca e documentaristico. Il giorno non è casuale, infatti esattamente un anno fa, grazie alla condivisione sui principali social network del video della partecipazione di Camardese al programma televisivo Chitarra Amore Mio, il mondo della musica si accorge di lui. L'idea ora è quella di trovare fondi per realizzare un documentario incentrato sulla figura del semisconosciuto chitarrista. Quando Vania Cauzillo, una giovane regista di Potenza, vede il video su YouTube di Camardese, ospite del programma Rai del 1963, che si esibisce con la sua chitarra, rimane letteralmente di stucco. Il video, caricato da Roberto Angelini, cresciuto con Vittorio e anche lui chitarrista, aveva già fatto il giro del mondo. Vittorio, scomparso nel 2010, era un medico radiologo al Gemelli di Roma ed era una leggenda nell'ambiente musicale della capitale, nonostante avesse sempre riservato la sua straripante bravura a pochi fortunati amici. Nasce così l'idea di un documentario che racconta la sua figura sfuggente e geniale, ma il compito non è facile perché Vania Cauzillo, insieme a Mimmo De Musso, coautore del progetto, e Vittoria Smaldone, responsabile ricerca e documentazione, vuole raccontare una musica che non c'è e che risiede solo nella memoria di poche persone e in rarissime testimonianze. Perché tutto questo non svanisca, hanno deciso di chiedere un contributo a chiunque voglia conoscere una storia così bella, sperando che dal web possa rinascere una musica e una storia.